il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Oggi l'arrivo dei pacchi ha monopolizzato l'attenzione dei collegiali e anche quella del professor Zilli. Oh, buonasera, buonasera. Andate al posto. Va bene. Pronti? Buongiorno discenti. Buongiorno signor professore. Comodi. Grazie. Allora, oggi ho intenzione di parlare di spedizioni. Stamattina avete ricevuto dei pacchi da parte dei vostri genitori. Ho pensato che sarebbe carino regalare questi buonissimi collegini. Bravo. Li accompagneremo con un bigliettino. Quindi andremo ad inviare un pacco. È una cosa che mi fa molto piacere, il fatto che possiamo mandare le lettere a casa. In Italia, nel 1863, viene emesso il primo francobollo per le Poste Italiane, che nascono nel 1860. Signorina Angius. Eccola. No, vabbè. Vai. Non stavo dormendo. Tanto per cominciare non diciamo le parolacce. Non stavo dormendo, l'ho sentita benissimo. Ha ragione, lei stava bivaccando. Oh, io dico un po'. Ma torniamo a noi, al nostro francobollo. Veramente. Signorina Angius, sì. Venga qui davanti per cortesia. Porca puttana. Porca puttana. No, vabbè, è sempre più volgare. Cosa ha detto, mi scusi? WhatsApp. No, ma mi girano le palle. Signorina Angius. Le? Ha sentito, professor? Si muova. Sto venendo qui. Non ho tempo. Non c'è bisogno di rispondere così. Non ho tempo da perdere. Mamma mia. La mia lezione è preziosa. Sì, anche la mia. Basta! Si sieda! Si sieda e non rida più. Non lo ripeterò. Come funziona? Ma io per un cuore sono stato cacciato dalla classe e lei sta a far panico e non... Cioè... Signor Severoni, è simpatico. Lei vuole che la signorina Angius esca da codesta classe? Non ho detto questo. Sì, sono abbastanza delusa da Damiano, perché io non l'avrei mai detta una cosa così al prof. Cioè, non me l'aspettavo da lui. Se vuole esco, non è che ci metto molto. Pure. Elisa deve stare buona perché sta a fare troppo la fumantina. Va bene, signorina. Lei può uscire da questa classe. Signorina, esca. Grazie mille comunque di questa enorme gratitudine che hanno nei miei confronti. Dopo questa veramente mi ha deluso. Chiudo la porta. Buon proseguimento. Come cazzo la seconda. Adesso scrivete il bigliettino. Cioè, tutti possono mandare la lettera, i genitori adesso io no. Ma poi da Damiano non me l'aspettavo perché... Cioè, l'hai istigato a mandarmi fuori letteralmente. Elisa si sente ferita.